Buonasera a tutti. L'incontro odierno è stato sollecitato dalla necessità di introdurre la presenza dei giovani nel dibattito che abbiamo avviato con questo ciclo di seminari. E per questo ringraziamo i relatori che con entusiasmo hanno accolto il nostro invito a venirci a raccontare la loro storia, il loro impegno e forse anche le loro attese. Un elemento li accomuna: tutti e quattro, in tempi diversi, sono stati miei studenti. Ho chiesto di inserire nella narrazione che ci proporranno informazioni sul percorso formativo e professionale che li ha caratterizzati. Pertanto li presenterò con poche parole, lasciando loro il piacere di raccontarsi. Tutti hanno dato un titolo, direi efficace, alla loro presentazione. Il primo intervento sarà di Lucas Berting e Sandra Bedecker. Presenteranno insieme. Il titolo dell'intervento di Lucas è La dimensione sociale della sostenibilità, mentre quello di Sandra è L'importanza della tutela ambientale nei vari ambiti della pianificazione urbana e territoriale. Entrambi sono urbanisti, laureati nel 2021 alla Technische Universität di Dortmund. Entrambi nell'anno accademico 2017-2018, nell'ambito del programma Erasmus, hanno studiato un semestre nell'Università di Bergamo, frequentando i miei corsi di tecniche pianificazione urbanistica e ingegneria del territorio. Hanno inoltre partecipato a un workshop da me organizzato dal titolo Muoversi lungo il Tevere per dare valore al territorio, i cui esiti sono stati pubblicati nel volume Non se può fa, curato da Pinuccia Montanari. Nel 2019, grazie sempre a Pinuccia, hanno entrambi fatto uno stage presso il Dipartimento di Tutela Ambientale, la Casa del Giardinaggio del Comune di Roma. Lucas ha fatto poi esperienza nel Dipartimento di Pianificazione Urbana del Comune di Osnabrück, in quello del Comune di Sunden, ha lavorato a un progetto di risanamento energetico e dal luglio 2022 è occupato nel Dipartimento di Pianificazione Urbana del Comune di Arnsberg. Sandra, dopo la laurea, ha fatto esperienza nell'Agenzia di Sviluppo Commerciale Enpur, ha fatto uno stage Erasmus di 3 mesi nel Dipartimento per la progettazione degli spazi pubblici al Comune di Vienna, è stata assistente per 5 quadrimestri dal 2019 al 2020 nel Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Teoria della Pianificazione, sempre nella Technische Universität di Dortmund. Ha lavorato nel Dipartimento di Pianificazione Urbana del Comune di Geseke e dall'ottobre 2022 è occupata nel Dipartimento per il Rinnovamento Urbano del Comune di Dortmund. Darei quindi la parola a Sandra e Lucas per illustrare i loro temi di discussione. Prego. Grazie. Grazie. Quindi funziona? Potete ascoltarmi? Sì. Sì, Perfetto, ok. si vede perfetto e si sente. Perfetto, quindi buonasera a tutti e tanti saluti da Dortmund. Come la signora Ronzoni ha già detto, mi chiamo Sandra Bödecker e questo è Lucas. Buonasera. E alla fine, grazie per l'opportunità di mostrarvi la nostra prospettiva sul tema della sostenibilità. La nostra presentazione si concentra principale sulle esperienze che abbiamo fatto durante i nostri studi e il nostro lavoro. All'inizio della nostra presentazione vorremmo presentarvi chi siamo. In secondo luogo le spiegheremo quali esperienze abbiamo fatto sul tema della sostenibilità durante i nostri studi e lo stage in Italia. In collegamento vorrei presentare il tema dell'importanza della sostenibilità nei diversi ambiti della pianificazione urbana e dopo Lucas riferisce sulla dimensione sociale della sostenibilità.
alla fine speriamo che c'è ancora spazio per domande e per discussioni. Sì, perché la signora Ronzoni ha già detto qualche cosa sul mio curricula, penso che non sia necessario che io le dico di nuovo, ma forse la cosa più importante del mio curricula è che mi sono approfondita in molti diversi ambiti della pianificazione territoriale. Ho fatto esperienze nella economia, nell'ambiente, ma ho anche lavorato nell'area de della pianificazione del traffico e adesso il mio focus è sul rinnovamento urbano e sto lavorando nella comune di Dortmund. E questo è l'attestato del workshop di cui ha parlato la signora. Era un workshop a Roma dove abbiamo pianificato, dove abbiamo fatto concerti per tre parchi a Roma, Villa Doria Pamphili, Villa Borghese e Villa Ada. Quindi, perché ho trattato il tema della sostenibilità nelle mie tesi finali? Ho pensato che sia una bella idea di presentarli. A lungo termine, l'energia in Germania dovrebbe essere generata quasi interamente da fonti energetiche rinnovabili. Questo significa che vogliamo usare il vento, il sole, ma anche la biomassa, per esempio, per creare l'energia. Con questo vogliamo raggiungere i nostri obiettivi della protezione del clima. Ma allo stesso tempo gli effetti negativi del cambiamento climatico devono essere mitigati e per questo è necessario adottare misure di adattamento climatico. Tuttavia, penso che in Germania come in Italia abbiamo solo uno spazio limitato a disposizione. E per questo mi sono chiesta come si può utilizzare il territorio in un modo multifunzionale per generare a un lato l'energia sostenibile come parte della protezione del clima, ma come possiamo anche contribuire all'adattamento climatico. E la mia idea era di utilizzare le aree in cui vengono coltivate colture energetiche come aree di infiltrazione per eventi di forti piogge. Forse è più facile di capire che cosa intendo con l'immagine a destra. Qui potete vedere un bacino di infiltrazione e la mia idea era di usare questo bacino per piantare colture energetiche in questo bacino. Per vedere come funziona, ho fatto delle ricerche, quali sono i requisiti per le aree. Di pianificare questo progetto, ho fatto ricerche quali posizioni le aree devono avere, quali tipi di aree sono usabili per questi progetti, quale grandezza loro devono avere e qual tipo di terreno è necessario, perché ogni tipo di piante ha bisogno di un certo tipo di terreno per garantire una infiltrazione migliore. Da altra parte ho fatto ricerche sui requisiti per l'attuazione pratica, per esempio quale infrastrutture sono necessarie per i progetti, come va il finanziamento, ma anche
dove, come possiamo aumentare l'accettazione e partecipazione dei residenti in questi processi. Una cosa importante per me, la coltivazione delle piante energetiche, qualche volta è un argomento controverso, perché i grandi campi con colture energetiche possono creare, heißt nochmal, so, wie heißen die Wörter? Scusa, un secondo, also große Flächen mit Energiepflanzen. Monokulturen, ah, Monocultura, sì, problemi alla biodiversità. perché c'è il rischio che diventino monoculture, ma il mio lavoro riguarda solo piccole aree con un boso multifunzionale e non vorrei creare monoculture. Sì. Forse, scusi Sandra, potrebbe spiegare queste colture energetiche, che caratteristiche hanno le piante di queste coltivazioni energetiche? Avevamo detto che mi aveva spiegato come hanno due caratteristiche. Sì, una cosa importante è il luogo del progetto, perché nei progetti già esistenti era importante di pianificare ai margini di zone residenziali o in zone industriali, perché abbiamo bisogno di una certa dimensione di questi progetti e i pianti che possiamo usare per questi progetti, per esempio, sono salici, pioppi o anche miscanto. Quindi diceva piante che hanno una crescita veloce e che Sì, assorbono molta acqua. esatto. Adesso cambiamo il tema. Perché durante la tesi di laurea ho fatto delle ricerche sull'ambiente, invece nella tesi magistrale il mio tema era sulla mobilità sostenibile. Per raggiungere gli obiettivi di protezione del clima è necessario risparmiare CO2 anche nel settore della mobilità. E quindi è importante che più persone utilizzano mezzi di trasporto rispettosi del clima. Come urbanisti è nostro compito progettare gli spazi in un modo che sia attraente camminare o andare in bicicletta. Per promuovere l'uso della bicicletta e del camminare è necessario che succedano due cose. Da un lato è importante di limitare il traffico automobilistico, ma dall'altro dobbiamo anche rendere più attraenti camminare e andare in bicicletta. In Germania questi progetti per promuovere la mobilità ciclistica e pedonale incontrano tanti ostacoli. Nella mia ricerca della tesi magistrale ho esaminato quali siano questi ostacoli per considerarli già dall'inizio del progetto. L'idea era che in questo modo, quando noi sappiamo che cosa sono gli ostacoli, possiamo aumentare la possibilità che i progetti vengano realizzati. Io ho cercato che cosa sono questi ostacoli. Sono per esempio aspetti legali, per esempio in Germania i nostri testi giuridici sul codice della strada sono focussati sulle macchine, invece della mobilità sostenibile molto spesso abbiamo una mancanza di volontà politica che è anche una barriera nel processo o nei progetti con la sostenibilità, e anche la stampa è un tema grande che ha un influsso molto forte sui progetti.
Vorrei mostrarvi un esempio per spiegare un tema più intensivo della mia tesi. Vorrei mostrare l'esempio sulla pubblicità. Durante i processi o progetti della mobilità sostenibile c'è sempre il rischio che si formino iniziative popolari che vogliono impedire il progetto. E questa c'è la barriera. Io ho fatto diverse interviste con comuni in Austria e in Germania e nelle interviste ho imparato che una soluzione può essere di fare discussioni con individuali, di fare discussioni individuali con i promotori di queste iniziative popolari. Noi urbanisti dobbiamo mostrare una certa apertura e anche la nostra disponibilità al compromesso, ma dobbiamo anche attenerci agli obiettivi del progetto, che è la mobilità sostenibile. E mezzi per fare discussioni con queste persone possono essere orari di consultazione con i cittadini. È anche possibile di avere un certo luogo nel quartiere dove il progetto e il referente c'è sempre là per discutere e parlare con la gente che è interessata nel progetto. E a Vienna è un certo esempio, loro hanno una scatola di dialogo che significa che c'è un contenitore nella strada, e in cui le persone possono vedere i piani sul progetto e possono anche scrivere i propri desideri e idee. Quindi è importante di ascoltare la gente e di stare in contatto con loro. Sì. E adesso è Lucas. Anch'io vorrei dire grazie per l'opportunità di presentare oggi le nostre opinioni sulla sostenibilità e di riferire sul nostro lavoro. Forse un punto importante per me, dopo la mia laurea magistrale, ho camminato il Camino di Santiago. Per prendermi del tempo per pensare al futuro e da luglio 2022 lavoro alla città di Arnsberg al Dipartimento Pianificazione Urbana. E mi piace di più della pianificazione urbana e il modo di pensare. Ci sono molti temi diversi come sociale, mobilità o dell'ambiente e dobbiamo pensare questi temi insieme. Come Sandra ha detto, i nostri attestati di partecipazione al workshop e sì, e il mio interesse di ricerca durante gli studi era principalmente sui rifugiati a causa della guerra in Siria o del colpo di Stato in Turchia nel 2017. Come vivono i rifugiati in una città e quali difficoltà e sfide stanno affrontando. E la mia domanda di ricerca era quali sono le condizioni generali di un quartiere che favoriscono la partecipazione sociale dal punto di vista dei rifugiati. In diversi workshop hanno permesso ai rifugiati di esprimere i loro desideri.
workshop dimostrano il loro desiderio di partecipazione sociale e la loro disapprovazione per il fatto di vivere in quartieri etnicamente separati. È chiaro che il rifugiato requisito funzionale per il luogo di residenza, come ogni residente, come infrastrutture educative, per esempio il trasporto pubblico o la qualità ambientale. I punti neri sono le condizioni che sono importanti per i rifugiati. Per esempio, la vicinanza ai vicini tedeschi. I vicini tedeschi sono molto importanti per rifugiati perché loro vogliono imparare e capire meglio la lingua e la cultura tedesca. E la gente è fuggita dalla guerra e dalla violenza, quindi la sicurezza del quartiere è molto importante e questo è anche un punto molto importante. La economia etnica, come un supermercato turco per esempio, è una condizione rifugiati non vogliono rinunciare. Questi negozi possono essere d'aiuto e fungere un'incontrata ai rifugiati e alla popolazione tedesca. E durante la fuga mancavano medici e per questo motivo medici sono anche molto importanti per rifugiati. In Germania, dopo l'arrivo dei lavoratori immigrati, in questi anni, in 50 e 70, per molto tempo si è creduto che questi gente sarebbero tornati nei loro paesi d'origine. Qui la politica non ha pensato alla partecipazione e all'integrazione dei immigrati. E questo è stato un grande errore e per questo motivo è importante ora affrontare la domanda della partecipazione sociale e dell'arrivo dei rifugiati. E nella mia tesi di magistrale sulle quartiere dell'arrivo, e un quartiere dell'arrivo è caratterizzato da processi migratori internazionali e da un'elevata fluttuazione. Sono le quartiere in cui i rifugiati trovano spesso il loro primo appartamento, e le quartiere sono multiculturali. La politica e la letteratura attribuiscono al quartiere di arrivo una capacità di integrazione, e particolarmente per rifugiati. E ho studiato questo argomento. Il mio risultato era la scelta degli alloggi è molto limitata a causa della mancanza di alloggi a prezzi accessibili. Questa è l'indagine. E i rifugiati spesso rimangono solo alcuni alloggi con affitti a basso costo tra cui scegliere. Questo è... Non Ah, yeah. Sì, no.
questo le indagini. Un grande problema è anche il razzismo da parte dei proprietari e degli inquilini. Questa è l'indagine. I rifugiati spesso stabiliscono contatti sociali al di fuori del quartiere, ma i vicini possono essere importanti referenti. L'eterogeneità tra i rifugiati riduce la facilità di contatto con i vicini a causa dei diversi livelli di istruzione dei rifugiati. E per questo motivo il quartiere di arrivo ha solo un significato funzionale. Per i rifugiati svantaggiati, per esempio quelli che non possono leggere o scrivere, il quartiere dell'arrivo è molto più importante perché al quartiere dell'arrivo ci sono leggende etniche e posso domandare al quartiere dell'arrivo c'è aiuto del gente etniche. Adesso vogliamo parlarvi della nostra esperienza italiana. Come ho già detto, abbiamo ad un progetto durante il nostro Erasmus in Italia che riguardava il miglioramento degli parchi verdi già esistenti a Roma. Abbiamo esaminato in particolare la Villa Doria Pamphili e la Villa Borghese. Questa è una mappa della Villa Doria Pamphili che potete vedere. E, nel status quo, la Villa Doria Pamphili è già un parco con imponente giardino barocco, con numerose piante e tante ville storiche. Perché è già un grande parco, abbiamo pensato come possiamo migliorare la situazione. Erano tre punti grandi su cui abbiamo lavorato. Punto numero uno era di pianificare un giardinaggio urbano in cui vengono coltivate frutta, ma anche fiori e verdure. Alla seconda cosa, l'idea era di migliorare gli spazi già esistenti, per esempio attraverso l'illuminazione, degli edifici o, tra eventi. E abbiamo anche pensato come possiamo migliorare o ricreare gli spazi già esistenti, per esempio, attraverso installare un giardino di meditazione. Qui è un esempio per il giardinaggio urbano. Abbiamo pensato di installare orti urbani nuovi, in un modo che le persone possono fare giardinaggio qui. È una bella cosa, soprattutto per le persone senza un proprio giardino. E, come ho già detto, frutta o verdure possono essere coltivate nella sede, che potete vedere qui a destra. È un vantaggio dei orti urbani e di fare il giardinaggio nella città di Roma e di rafforzare la connessione con la natura, ma anche il senso della comunità, quindi ha anche un senso sociale. Le frutta e le verdure coltivate nel parco possono poi essere venduti, per esempio in un piccolo mercato nel parco della Villa Doria Pamphili, e
In questo modo i percorsi di trasporto sono molto brevi, che dà anche un valore alla sostenibilità. C'è anche la possibilità che il cibo coltivato nel parco può essere utilizzato dai ristoranti. Per questo abbiamo pianificato un nuovo ristorante, una gastronomia nel parco, e questo fa bene al clima, ma rappresenta anche un punto di forza unico per i ristoranti. Per poter vivere la natura in modo più intensivo, gli abitanti delle città hanno bisogno di un luogo di calma, nel verde, ecco perché abbiamo progettato un giardino di meditazione che potete vedere qui. Il secondo parco di cui abbiamo pianificato è la Villa Ada. Adesso la Villa Ada è un parco più tranquillo, calmo, dove la gente può rilassarsi, e noi volevamo rafforzare questa caratteristica speciale del parco. L'idea era di rafforzare il legame già esistente con Villa Doria Pamphili e Villa Borghese, ad esempio attraverso corsi di fitness lungo il Tevere. Il secondo punto focale di noi era il tema del fitness e benessere. Vogliamo installare attrezzature sportive nel parco. E la terza cosa più importante era di promuovere la mobilità e attività fisica sostenibile attraverso una nuova pista ciclabile che potete vedere qui nella linea rossa. Questa nuova pista ciclabile include anche un noleggio di biciclette per le persone che non hanno la sua propria bicicletta. Qui potete vedere un esempio per una misura di fitness, è un pediluvio. La cosa bella al pediluvio è che l'uso è adatto a diversi gruppi: anziani, giovani, ma anche persone che hanno meno esperienza con le attrezzature per il fitness possono usarlo. Un altro esempio, di cui non so se esiste anche in Italia, ma esiste in Germania, è un cammino per piedi. Un cammino per piedi è costituito dai vari materiali a terra, per esempio legno, pietre, ma anche sabbia. E quando una persona cammina lungo il cammino senza scarpe, si può sentire il suo corpo più intensamente, e molte persone sperimentano il rilassamento attraverso le diverse impressioni sensoriali. Ok. E durante il nostro stage a Roma ci siamo occupati del Tevere. E la nostra visione del Tevere è un Tevere come un luogo di svaga e un Tevere come un nuovo asse di mobilità sostenibile per Roma, ma anche per la regione. E primo abbiamo fatto un'analisi dei punti di forza e di debolezza delle opportunità e dei rischi. E i risultati sono in questa mappa, in particolare gli accessi al Tevere sono poco visibili e ben progettati. Per esempio, questo accesso da Lepanto, dalla fermata della metropolitana. In generale, spesso non vi è spazio sufficiente per pedoni e ciclisti. E per questo motivo abbiamo ridisegnato una strada vicino alla fermata della metropolitana Lepanto,
A sinistra della foto si vede lo status quo e a destra abbiamo dato più spazio a ciclisti e pedoni e migliorato la qualità del soggiorno. Anche posti dove ci piace stare è importante perché abbiamo usato le scale per avvicinare l'acqua alla gente e abbiamo sviluppato giardini urbani. Ci siamo anche occupati della connettività regionale di Roma e abbiamo fatto lo stesso, prima fare un'analisi e poi sviluppare le idee. Questa mappa è anche la mappa di analisi. Per esempio, abbiamo diverse fermate di treni, per esempio qui, o parcheggi, e c'è la pista ciclabile per Roma. La nostra idea è quella di utilizzare le infrastrutture esistenti e di formare punti di mobilità, composti da treni, bici o autobus. C'è la possibilità di parcheggiare l'auto e poi di andare a Roma in treno o in bici, per esempio. E per questo la pista ciclabile esistente deve essere ampliata. Sì, e si vede in queste indagini a destra, per esempio, le scale per il Tevere e adesso Ok, sempre. adesso è la mia parte. Vorrei parlare dell'importanza della sostenibilità nei diversi ambiti della pianificazione urbana. Forse all'inizio, perché non so se tutti di voi sapete che cosa significa la pianificazione urbana, una spiegazione. La pianificazione urbana è una disciplina professionale che si occupa della pianificazione e del controllo dello sviluppo territoriale a livello locale. Quindi significa che noi urbanisti determinano come vengono utilizzati gli spazi. Ciò include per esempio il tipo di utilizzo. Per esempio, possiamo decidere come verrà realizzata, dove verrà realizzata un'area commerciale, ma include anche la progettazione specifica dell'uso, come quanto sono alti gli edifici di una zona o che aspetto ha lo spazio pubblico, ma anche possiamo pianificare dove ci sono alberi nuovi. Quindi noi pianificatori lavoriamo con diversi livelli di scala. A volte si tratta di un sviluppo di un intero distretto, ma a volte pianifichiamo anche un progetto di una singola strada. E noi in Germania abbiamo anche una spiegazione su cui significa pianificazione sostenibile. Nella nostra legge, che è una legge dell'architettura per edifici, è scritto che una pianificazione urbana sostenibile significa uno sviluppo che concilia le esigenze sociali, economiche e ambientali, con la responsabilità nei confronti delle generazioni future. Quindi abbiamo queste tre parti, sociale, economica e ambientale, e queste tre parti insieme sono una pianificazione urbana sostenibile, dice la nostra legge.
Come ho già detto, la pianificazione urbana si occupa con tanti compiti e temi. Questi includono, per esempio, condizioni di vita e di lavoro sane, ma anche le preoccupazioni della tutela dell'ambiente o gli interessi dell'economia o le preoccupazioni relative al trasporto passeggeri e merci e la mobilità della popolazione. Secondo me, come pianificatori urbani, possiamo contribuire a garantire che la sostenibilità venga presa in considerazione in diversi ambiti tematici che abbiamo qui. Vorrei mostrarvi un progetto della pianificazione urbana in cui sono coinvolte diverse aree della pianificazione, come per esempio qui a destra la mobilità, i bisogni sociali, ma anche la progettazione dello spazio urbano. E questo progetto di cui vorrei parlare si trova a Dortmund, la città dove viviamo Lukas e io. Dortmund è una città con circa 600.000 abitanti e si trova nella Germania occidentale, nella regione di Nordrhein-Westfalia. Io nel mio lavoro mi occupo della Dortmund City. E la city di Dortmund è quasi il cuore e il centro storico della città. Ci sono diversi quartieri nella città, nuovi quartieri, e ogni quartiere della city di Dortmund ha propri punti di forza e futuri punti focali di utilizzo. Per esempio, c'è un quartiere con parco che abbiamo qui nel sud, e l'obiettivo di questo quartiere è il suo sviluppo, è di rafforzare il valore del verde e del rilassamento. Ma abbiamo anche un altro quartiere, per esempio qui, la strada di est ad ovest, il Westenhellweg, è la via principale dello shopping, ci sono tanti negozi di moda, e quindi il focus è sul vendita e sul shopping. Il quartiere di cui voglio parlare adesso si chiama il quartiere delle Rose e si trova qui, è l'area blu a destra. Importante adesso in questo quartiere e questa strada dal nord al sud si chiama Rosenthal. E la cosa bella in questa strada è che ci sono tanti negozi individuali. Anche ci sono belli edifici, ma purtroppo l'ingresso qui al nord è meno attraente e noi come urbanisti vogliamo migliorare questa situazione anche per rafforzare la connessione di questa strada con altri quartieri della città, come per esempio con la strada dello shopping di cui ho già parlato. Quindi il obiettivo principale è di aumentare la qualità del soggiorno in questa strada che si chiama Rosenthal. Come lo facciamo? Per aumentare il valore non vogliamo più lasciare andare le macchine sulla strada e per questo motivo abbiamo pensato di installare una zona pedonale. Questo progetto non è finito, siamo ancora nel processo, ma una cosa che abbiamo già fatto è di installare i fioriere che potete vedere qui a destra. L'idea della zona pedonale è quando non ci sono più automobili in strada, l'area può essere utilizzata in un modo diverso. Per esempio, possiamo installare più verde, pianti,
ma anche lo spazio nuovo dove non ci sono le macchine può usato in un modo diverso. Come ispirazione per incoraggiare i privati a utilizzare lo spazio pubblico, noi della città di Dortmund abbiamo installato fiorieri che potete vedere qui a destra. Perché non so se la definizione di una zona pedonale è diversa in Germania rispetto all'Italia, vorrei spiegare che cosa significa qui. Una zona pedonale significa che il traffico automobilistico è escluso e anche divieto di sosta, quindi è vietato di parcheggiare in questa area. Che è ancora possibile è di guidare con la macchina ai parcheggi privati. Ed è anche possibile di andare con bicicletta in questa strada. E noi speriamo che attraverso la installazione di una zona pedonale viene creato un contributo alla mobilità sostenibile, ma vogliamo anche creare un contributo sociale, perché, come già detto, lo spazio può essere utilizzato dai ristoranti e attraverso il verde nuovo lo spazio pubblico ha più qualità del soggiorno per le persone che abitano vicino. Come primo passo per mostrare come progettare gli spazi pubblici in modo sostenibile, abbiamo installato i fiorieri. Ma a lungo termine lo spazio dovrebbe essere riprogettata anche strutturalmente. Dopo l'obiettivo è quello di eliminare la separazione tra marciapiede, qui a sinistra e a destra, e la strada. Quindi vogliamo avere un'area per tutti. E inoltre, nello spazio stradale, dovrebbe essere integrata una maggiore vegetazione permanente. Non vogliamo avere solo fioriere, vogliamo anche avere un verde più grande che ha un valore più grande per la natura e anche per il clima. Inoltre abbiamo installato elementi di arredo urbano in altre strade e piazze di tutta la città di Dortmund. C'è anche il arredo urbano in movimento qui nella nostra città, che significa che l'arredo urbano cambia posizione nella zona della city dopo un certo periodo di tempo. Gli effetti che vogliamo raggiungere sono di aumentare la qualità del soggiorno anche nei luoghi meno conosciuti, e vogliamo anche mostrare l'effetto e l'importanza degli spazi verdi urbani in generale. Il 90% dell'arredo urbano è finanziato dalla nostra regione, che si chiama Nordrhein-Westfalia, e esiste un programma che usiamo con sovvenzioni che usiamo per finanziare il progetto. Quindi io penso che questo progetto dimostra che la pianificazione urbana è sempre un'interazione tra diverse discipline, ma per realizzare un progetto sostenibile queste aree devono lavorare insieme come un team. E oltre alle conoscenze tecniche è importante di coordinare il processo con tutti coinvolti per raggiungere il successo. Quindi la comunicazione e anche dimostrare la trasparenza di un processo
è molto importante perché quando noi, perché se le persone coinvolte non vengono coinvolte dalla comune, aumenta il rischio che gli oppositori si uniscano e cercano di distruggere il progetto. Ad esempio, nel processo di Dortmund abbiamo pensato ai attori della politica locale, perché qui in Germania abbiamo sempre bisogno che i politici sostenere positivamente il progetto e sono convinti del suo contenuto. Anche i proprietari sono importanti perché quando il progetto riguarda la proprietà privata, la città deve contattare i proprietari. Dobbiamo anche pensare alla stampa perché gli articoli della stampa influenzano fortemente l'opinione pubblica sul progetto. Come già detto, noi parliamo anche con gli uffici specializzati della comune perché ci sono diverse aree tematiche che sono parte della pianificazione urbana. Scusi Sandra, 5 minuti ancora perché poi devono intervenire gli altri, se no Ok, sforiamo il no, no. tempo. Ok, È alla fine. interessantissimo, è interessantissimo, però deve parlare anche un attimo Luca perché dopo ci sono gli altri due relatori. Ok, quindi l'ultima cosa che volevo dire è che comunicazione è molto importante per il successo della pianificazione e la sostenibilità non è una disciplina unica, ma deve essere considerata nei diversi ambiti della pianificazione. È importante non pensare alle aree di sostenibilità in modo isolato, ma piuttosto in rete. E gli attori della pianificazione e gli interessati devono essere coinvolti nei processi. Senza sostegno e accettazione c'è il rischio che la pianificazione venga impedita. Okay. Adesso presento qualcosa sulla dimensione sociale della sostenibilità. E nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a una maggiore incidenza dei cambiamenti climatici. Questa è un'immagine dell'alluvione nella Ahrtal in Germania del 2021, dove morto 135 persone. Gli effetti dei cambiamenti climatici colpiscono gruppi sociali molto svantaggiati. Le persone che vivono in questi grattacieli, per esempio, sono molto più dipendente dal caldo in estate e molto di più dipendente dal caldo in estate rispetto alle persone che vivono in case unifamiliari a causa della densità degli edifici e della scarsa vegetazione. Il clima, lo spazio e la salute sono interdipendenti e nelle aree urbane gli effetti dei cambiamenti climatici sono particolarmente evidenti. E a sinistra sono mostrati gli effetti del cambiamento climatico e a destra gli effetti sui gruppi sociali. Che abbiamo visto le condizioni meteorologiche estreme mettono a repentaglio la salute umana, il caldo o il freddo, per esempio, accrescono il fabbisogno energetico e questo è un problema perché le persone socialmente svantaggiate e vivono in case scarsamente isolate. I cambiamenti nella domanda di acqua e energia determinano un aumento dei costi. Le
nelle città grandi è necessaria la ventilazione naturale con aria fredda, è importante perché la gente socialmente svantaggiata vivono principalmente in quartieri scarsamente ventilati. Anche come Sandra già detto, la legge edilizio ci dà la possibilità con capisaldi diversi di integrare i requisiti del clima nella pianificazione dei nuovi progetti. Ad esempio, la densità è un punto importante. Un quartiere monofamiliare non è sostenibile perché consuma molto spazio. Ma quando si costruisce un grattacielo, bisogna sempre una ventilazione naturale con aria fredda e una vegetazione sufficiente. Ma in generale anche un quartiere con grattacieli ci sono difficoltà sociali. È possibile stabilire zone in cui alcune energie fossili come il gas sono vietate. Questo punto, in cui possono essere utilizzate solo energie rinnovabili. Ma per ogni capisaldi, e questo punto è molto importante, e anche per queste zone è necessaria una giustificazione urbanistica. E questo è molto importante perché sono con questa giustificazione urbanistica è possibile di vietare energie fossili. E come Sandra già detto, abito a Dortmund, ma lavoro di Arnsberg. E Arnsberg è una città sud-ovest nel Nordrhein-Westfalia. E Arnsberg è cresciuto dalle città di Neam-Hüsten, Arnsberg e altri paesi. E per questo motivo la città ha una struttura policentrica. E la città si trova in una delle più grandi aree forestali della Germania. Questo punto è anche importante. Il Parco Naturale della Foresta di Arnsberg è un'esperienza unica nella natura. E il progetto è abitare e vivere a Mügenberg. Mügenberg è un quartiere. I obiettivi del progetto ci sono che il governo regionale ha cercato un concorso nazionale insieme con la città di Arnsberg, la comune di Arnsberg, per una soluzione urbanistica del quartiere a Mügenberg. Al posto dell'edificio degli anni 50, come possiamo vedere a destra, gli edifici non sono belli e vogliamo creare un quartiere moderno e adatto alle generazioni, con diverse dimensioni degli appartamenti, un centro del quartiere nuovo per i residenti. In nuove forme di mobilità come carsharing o bikesharing. Questa quartiere vogliamo creare che gli alloggi sono alloggi a prezzi accessibili perché possiamo usare promozione dell'edilizia sociale del governo Nordrhein-Westfalia e l'accessibilità degli alloggi è importante a causa dei cambiamenti di
demografici. E questo progetto è il più grande progetto di appartamenti in affitto a Arnsberg per i prossimi, credo, 10 o 20 anni. È un progetto molto importante. Il concetto di quartiere è caratterizzato dall'idea di case residenziali in cui tre o quattro case si riuniscono intorno ad un centro comune. Possiamo vedere a destra, ci sono quattro edifici con una strada pubblica con verde, e questi sono collegati tra loro da un percorso comune, da creare un vicinato diretto e un contesto di quartiere. L'indagine del centro del quartiere con verde per i residenti. L'architettura ha adatto il principio di base di una materialità sopraffatta di facciate chiare in combinazione con tetti scuri tipici del luogo, come in questa indagine. Solo gli edifici speciali, per esempio gli edifici per servizi, nell'area della piazza del quartiere, sono diversi. Loro sono edifici moderni con tetti piani a partire. La mappa generale per il quartiere. Possiamo vedere le aree per edifici, queste rosse aree e la strada verde, per esempio, o il centro del quartiere con la piazza. Ho pensato anche a fare una conclusione. Le conseguenze dei cambiamenti climatici, in particolare il caldo, per esempio, colpiscono in modo particolare i gruppi socialmente svantaggiati. L'esempio di Arnsberg dimostra che la superficie è un bene limitato perché la città di Arnsberg a causa la foresta naturale non ha molto spazio per creare un nuovo progetto per edifici unifamiliari, per esempio, e la carenza di alloggi colpisce non solo le grandi città, ma anche le zone rurali. Per la sostenibilità sociale è importante offrire alloggi diversificati, alloggi a prezzi accessibili e luoghi di ritrovo per i residenti e infrastrutture verdi. Sì. E siamo al fine. Ci Bene, sono grazie. domande? Siete stati bravissimi, vi sono arrivati i complimenti. Se guardate nella chat, il tempo stringe perché anche le altre due relazioni sono altrettanto importanti e quindi devo dare spazio a chi segue introducendolo. Prima però è arrivata una domanda che però è ineludibile, dobbiamo risponderle perché è molto interessante, per cui ve la pongo chiedendovi però di essere estremamente sintetici nella risposta.
La domanda riguarda il fatto che si vorrebbe sapere se le proposte o le richieste che vengono poste in essere vengono poi tenute in considerazione in qualche modo, vanno a modificare il progetto oppure se sono solo di facciata e in realtà il progetto va avanti per la sua strada. Ecco, questa credo che sia una domanda che sia un punto importante. E poi se il comune cerca contributi o sta soltanto cercando di limitare gli stessi, ma questo del che cerchi contributi mi pare abbiate già risposto dicendolo che sta lavorando per dei progetti. Però comunque se volete rispondere brevemente, avete capito o devo ripetere? Sandra, il microfono. Sì, posso già dire qualcosa sul progetto della strada. Qualche persona hanno parlato le opinioni sul progetto e non tutte le opinioni erano positive. C'erano anche critica. Per Ne tenete esempio, conto dopo, andate a modificare il progetto oppure cercate di convincere e proseguite per la vostra strada? no, abbiamo pensato di fare un disegno urbano per il futuro della strada e in questo disegno vogliamo integrare le idee delle persone che sono parte della comune o del Bene. quartiere. E i Quindi finanziamenti li cercate? sì, abbiamo un finanziamento tra la regione del nostro paese, Nord Rhein-Westfalia, e possiamo pagare i soldi con questo. E sì, penso che è importante di avere l'idea grande del progetto e anche che vogliamo avere una mobilità sostenibile. Ma come lo facciamo? Possiamo discutere con le persone che vivono in questo quartiere e con i commercianti. Bene, grazie. È stato molto interessante. Magari cercheremo di organizzare altri momenti di discussione così perché è interessantissimo. Intanto grazie. Introduco, perché è il momento di Antonio Bontempi, lo introduco. Il titolo del suo intervento è Dalla scienza delle costruzioni all'ecologia politica, un'esperienza personale di sensibilizzazione alle problematiche socioambientali. Antonio Bontempi è ingegnere, con laurea magistrale in ingegneria edile conseguita nell'Università di Bergamo. Attualmente ricercatore dottorando presso il Dipartimento di Geografia dell'Università Autonoma di Barcellona, dove si dedica allo studio dello sviluppo sostenibile attraverso le prospettive critiche delle scienze dell'ecologia politica e dei conflitti ambientali. Ha conseguito un master Erasmus Mundus in studi ambientali e durante il suo percorso accademico ha soggiornato nell'Istituto di Scienze e Tecnologie Ambientali di Barcellona, nell'Istituto Superiore Tecnico di Lisbona, all'Università Politecnica di Amburgo, alla Columbia University di New York e all'Istituto Chinvestav in Yucatan. È stato manager del progetto Erasmus Capacity Building in Higher Education in UNESCO Biosphere Research. Ha 2 anni di esperienza come ingegnere del mercato delle costruzioni, ma lascio la parola a Antonio perché ha tante cose da dirci. Prego. Beh, tutta la prima cosa che voglio dire è un grazie a Maria Rosa per questo invito e per dare questa opportunità di uscire un po' dalla torre d'avorio che è l'Accademia, ogni tanto A Maria nuove. Rosa, ma a tutto l'equistituto perché vi E hanno a tutto voluto. l'equistituto, soprattutto, sì, che mi piacerà conoscere poco a poco perché conosco Pinuccia a parte te. E per questa occasione di questo accompagnamento dai banchi dell'Università di Bergamo fino ad oggi, visto che gran parte delle mie scelte sono state un po' influenzate da te, un po' anche da mi hai spinto un po' ad andare in Erasmus. Quindi un grazie a te per questo spazio e niente, io porto la mia esperienza, la mia piccola esperienza che spero, insomma, possa essere un contributo, uno stimolo di discussione e niente, toccherò pochi punti.
su chi sono, quindi il mio percorso soprattutto alla sensibilità ai temi sociali e ambientali, quello che sto facendo e poi una riflessione su quello che secondo me vuol dire sostenibilità al giorno d'oggi. Si vede la mia presentazione, giusto? Giusto? Sì, si vede, vai pure avanti. Ok, niente. Allora, sono dottorando attualmente, quindi sto scrivendo la mia tesi dottorale nel Dipartimento di Geografia dell'Università Autonoma di Barcellona, dove sono atterrato nel 2015, specialmente nell'Istituto di Scienze e Tecnologie Ambientali, grazie a una borsa di studio Erasmus Mundus che finanzia master. In particolare, il mio master era su studi ambientali. Aveva focus città sostenibili e sono finito a interessarmi e appassionarmi negli ambiti dell'ecologia politica. In particolare dello sviluppo sostenibile. Come vedete qua ho messo la parola sostenibile tra virgolette perché ormai si usa e abusa della parola che poco a poco perde il significato. Infatti sono un po' critico, cioè diciamo che guardo dal lato critico questa parola, soprattutto se associata alla parola sviluppo, perché anche lì ho scoperto tante teorie riguardanti una critica, diciamo, a quello che si capisce come sviluppo al giorno d'oggi, quindi dal punto di vista critico sto capendo un po' le dinamiche attorno allo sviluppo sostenibile e le tensioni che si crea, che crea questo sviluppo nell'ambito sociale e oltre che ambientale, no? Insomma, sono finito lì dopo però un salto molto grande dall'ingegneria a dire. Infatti, con questa borsa di studio Erasmus Mundus sono saltato da fare l'ingegnere strutturista, quindi mi dedicavo alla progettazione di pilastri e travi, all'ecologia politica, con un salto che è stato parabolico però nel corso di vari anni. E come queste immagini volevo rappresentare, è un percorso che non è stato assolutamente lineare, quindi questo master è stato di 2 anni e mi sono spostato in varie università, ho avuto il privilegio di fare questa cosa, sono tornato all'ingegneria ad Amburgo, sono ritornato su temi sociali, insomma ho fatto un percorso molto poco lineare. E però ho maturato anche la mia sensibilità al tema del territorio, grazie a Maria Rosa e grazie anche al tema dell'ingegneria del territorio, oltre che delle costruzioni, dal 2007 al 2013, quando sono stato sui banchi dell'Università degli Studi di Bergamo e posso contare anche nella mia esperienza 2 anni nel settore delle costruzioni, no? Quindi questo è un po' il mio profilo, un po' anomalo. Ringrazio Maria Rosa e questo invito dell'Eco Istituto perché mi ha fatto riflettere su come, cioè mi ha fatto guardare indietro e mi ha fatto riflettere su come ho sviluppato questa sensibilità al tema della sostenibilità, no? Ho pensato al primo momento in cui che ho lucido nella mia memoria di quando ho sentito parlare del cambio climatico, è stata educazione civica alle scuole medie. La prima volta che ho sentito parlare dell'effetto serra, no? Che c'era una suora che ci spiegava che i raggi del sole non riuscivano a uscire da una cappa formata da gas che insomma riscaldavano il pianeta e insomma con una certa leggerezza mi è rimasto in testa e probabilmente lì è stato un primo seme, diciamo, di una preoccupazione che è andata maturando. Ho segnato nella lista delle cose i Boy Scout perché anche lì il tema ambientale è uno dei valori che si promuove. Questa esperienza, diciamo, mi ha aiutato a maturare. Ho messo filosofia al liceo perché il senso critico che mi sta accompagnando adesso nel mio intendimento della problematica complessa, sociale, ambientale, l'ho maturato anche grazie a questa materia al liceo. E ovviamente, come ho già detto, pianificazione territoriale urbanistica all'Università di Bergamo, dove la mancano?
Maria Rosa spingeva un sacco sui temi ambientali e l'Agenda 2030 e tante problematiche legate all'uso e all'abuso del suolo. Però diciamo che i 2 anni di libera professione da progettista nel mondo delle costruzioni sono stati fondamentali per sviluppare un sentimento di, non dico di, insomma, di angoscia verso le problematiche del settore delle costruzioni che ho iniziato a vedere prima sul mio corpo, diciamo, come problematiche, perché tante volte mi sono trovato, anche se in una breve esperienza di 2 anni, come un agente di distruzione più di costruzione, nel Mi senso che ricordo quella sera dopo 2 anni che mi sei venuto a trovare in studio in università e mi hai raccontato questa tua angoscia. Me lo ricordo come se fosse Esatto. adesso. Meno male che mi rallegra che si ricorda di questa cosa. E da lì, adesso senza entrare nei dettagli, mi sono trovato a gestire progetti di certi, oltre che complessità, anche di controversia. Da lì questa inquietudine mi ha spinto a tornare a cercare di sviluppare un po', di maturare un po' di più dal punto di vista intellettuale, tornare sui banchi. Allora ho iniziato ad applicare per varie borse di studio e sono riuscito a prendere questa qua, anche se, Maria Rosa, non so se ti ricordi, ero molto combattuto se fare questo salto o no, perché era appunto un master. E in cui c'erano dentro anche queste cose che non conoscevo ancora, l'ecologia politica, l'economia ecologica, l'ecologia industriale. Diciamo che è stata una grande scelta perché mi sono sviluppato questa sensibilità alla complessità del cambio globale, no? Quindi passando da ho il focus su un oggetto piccolo che sono le costruzioni a quello del sistema natura-uomo. L'ecologia politica, in poche parole, studia i cambiamenti ambientali da un punto di vista delle relazioni di potere tra esseri umani, quindi di come la natura e l'uomo e la società si influenzano tra di loro, ma soprattutto come le dinamiche di potere tra esseri umani influenzano positivamente o negativamente il cambio ambientale. L'economia ecologica invece si focalizza su diciamo l'economia, ovviamente, però da un punto di vista ecologico, fisico quasi, no? Nel senso, si guarda all'economia da un punto di vista del costo ambientale, no? Non solamente da un punto di vista del profitto, se non dal punto di vista del costo ambientale, no? In termini materiali, e quindi si guarda un po' all'economia politica del cambio ambientale, no? E l'ecologia industriale invece si cerca di capire appunto le relazioni tra, è un po' più ingegneristico, un po' i costi ambientali, però cercando di capire come l'industria può migliorare da quel punto di vista, no? Insomma, questi temi mi hanno appassionato e da lì ho iniziato a sviluppare un po' di più le idee e adesso passerò a parlare un po' di quello che sto facendo, quello che ho fatto e il mio contributo accademico, perché è prettamente accademico, perché da lì, dal 2015 fino ad oggi, sono rimasto in università, perché poi sono riuscito a gestire un progetto europeo su temi di protezione ambientale, e da lì sono riuscito a trovare una borsa di studio per continuare a coltivare questi interessi. E quindi parlerò di tre contributi principali che formeranno parte di quella che sarà la mia tesi dottorale, che è in corso di opera, e che costituiranno tre pilastri di questa tesi, no? Il primo è, diciamo, uno sviluppo di quella che è stata la mia tesi di master, perché tra la gente che lavorava su ecologia politica all'ICTA, all'Istituto di Scienze e Tecnologie Ambientali, c'era Jean-Martin Salier, che è un po' il padre fondatore di questo gruppo e che ha recentemente vinto il premio Holberg e anche un premio italiano che adesso mi sfugge, per appunto il suo percorso nel tema dell'economia
dell'economia ecologica e dell'ecologia politica, e ha sviluppato questo atlas, questo atlante di conflitti ambientali, che oggi raccoglie più di documentazione su conflitti ambientali per più di 4.000 casi, tipo. E volevo contribuire anch'io a questo atlante, e Joan viene da me e mi dice: perché non studi un'impresa di costruzione italiana? Mi metto a cercare e trovo questo caso della diga Gibe, è una diga in Etiopia da, se non sbaglio, 300 megawatt, che è stata costruita sul fiume Omo, da appunto la WeBuild, questa compagnia di costruzione italiana, che è la più grande oggigiorno, che ha molti progetti pubblici alla mano in Italia e fuori dall'Italia. Il famoso progetto del Ponte di Messina lo prenderanno in carico loro probabilmente, e altri progetti, e sono risultato di una fusione aziendale, di varie fusioni aziendali lungo i 110-115 anni di storia che questa fusione porta alle spalle. Stiamo parlando di imprese come la Salini, la Impregilo e altre compagnie che hanno costruito in questo secolo di storia varie dighe, non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia, e tante di grandi dimensioni, ne hanno costruite 300 più o meno. Sono andato a pescare 38 casi insieme ad altre collaboratrici dell'università, mia supervisora Danila Del Bene e un'altra compagna Luisa Di Felice. Siamo andati a studiare questi 38 casi in profondità di controversie, di conflitti molto importanti. Per esempio, questa diga ha portato a popolazioni che vivevano del regime del fiume e che vivevano appunto in quest'area inondata, popolazioni tribali che si sono viste a cambiare completamente il loro stile di vita, no? E quindi siamo andati a sviluppare una critica rispetto al concetto di responsabilità sociale corporativa. Infatti siamo riusciti a pubblicare nel Journal of Business Ethics questa ricerca, in cui compariamo le voci critiche di questi 38 progetti, testimonianze sulle problematiche ambientali e sociali che queste dighe di queste dimensioni hanno portato, e comparandole con il discorso di sostenibilità dell'impresa, no? E quindi sviluppando una critica sopra il valore di questi report. Cambiando un po' di argomento, ma sempre focalizzandoci sui conflitti ambientali, ho lavorato anche sul tema delle aree protette, perché mi sono ritrovato a confrontarmi con una deromanticizzazione anche del concetto di area protetta, perché nell'immaginario comune noi abbiamo l'area protetta come qualcosa di buono, utile, necessario, no? Proteggiamo la fauna e la flora da speculazione edilizia, da industrie contaminanti, da tante problematiche, ma non è il solo aspetto in cui mi sono affrontato a incontrare. Ho trovato molta letteratura che era critica delle aree protette, perché tante volte, soprattutto nel sud globale, aree protette vuol dire avere degli impatti su chi ci vive dentro che sono fortemente problematici. Sto parlando di forti violazioni di diritti umani, per esempio, per la creazione di. Il classico esempio sono i safari in Africa, no? Dove le popolazioni locali o vedono ristrette la possibilità di interazione con il loro intorno da politiche per dare in mano queste aree a turisti del nord globale, oppure casi come quelli. Il classico esempio è quello storico del parco di Yosemite negli Stati Uniti, che è stata la prima area protetta del mondo, tra l'altro, dove vivevano nativi americani che sono stati spostati forzatamente da lì, insomma. E quindi, per risolvere questo dubbio, per esempio, qua vediamo sulla sinistra, alla riunione per l'Unione Internazionale della Conservazione della Natura, questo è Gregorio, l'ho conosciuto, è un attivista
sudamericano che spinge per la campagna su proteggiamo l'80% dell'Amazzonia entro il 2025, con la relatrice per i diritti umani dell'ONU e il principe Carlos, che è ora il re, questa campagna per aumentare le aree protette, e dall'altra una fotografia di una collega all'università che sta studiando una riserva di tigri in India, che appunto vede molte problematiche legate alla vita, all'economia di sussistenza delle popolazioni che ci vivono dentro l'area. Insomma, per capire un po', mappare un po' meglio la situazione, ho studiato 470 casi insieme ad altri colleghi di conflitti ambientali dentro aree protette per capire, insomma, gli attori, gli interessi, il ruolo di queste aree protette nei conflitti e in relazione alla giustizia ambientale. Buona sostanza, per farla breve, ho trovato questa dicotomia, anche se è molto sfaccettata il ruolo delle aree protette nella giustizia ambientale, ho trovato che esistono queste due facce, no, della medaglia: da una parte una bandiera per i movimenti sociali, per la protezione dell'ambiente contro industrie, talvolta estrattiviste, e dall'altra problematiche, legate alla vera essenza delle aree protette, come appunto molto legate all'economia, per esempio, tantissimi casi di aree protette istituite per compensare effetti negativi altrove, o casi. Insomma, siamo riusciti a pubblicare questa ricerca nel Journal of Global Environmental Change, e anche qua vi lascio il riferimento. L'ultima su cui sto lavorando è un caso dello Yucatan, dove ho avuto il privilegio di passare un soggiorno di ricerca in Messico, l'anno scorso, e dove sto studiando i conflitti legati allo sviluppo di energia solare e eolica a grande scala, a scala industriale, che anche lì abbiamo nel nostro immaginario, che è un processo che serve. Però, dei movimenti sociali e ambientalisti sempre si dice rinnovabili sì, però non così, no? E quindi ci sono varie problematiche legate appunto dal punto di vista non solamente ambientale, ma anche sociale, di come vengono portati avanti questi progetti, e sto studiando in questo caso il ruolo delle leggi ambientali nel capire chi e come favoriscono certe dinamiche, no? È in corso d'opera anche questo, e speriamo di pubblicarlo anzi, scusate, quest'anno. Questa è una fotografia dell'EJ Atlas, dell'Environmental Justice Atlas, quell'Atlas di cui vi stavo parlando, che vi consiglio di esplorare, e da cui mi sono ispirato per questi lavori. Concludo, con una riflessione che mi è venuta così dal cuore, no? Senza rifletterci molto su che cosa è la sostenibilità per me. Diciamo che è uno spunto di riflessione, più che effettivamente è difficile definire questa parola sostenibilità, però so che cosa no, sto iniziando a capire che cosa non è, da una parte il mito del progresso, che tanto ho fatto fatica a decostruire nel mio immaginario, perché anche dal mio profilo di ingegnere, che comunque conservo dentro di me come qualcosa di positivo, perché l'ingegnere alla fine è quello che risolve i problemi, capisco che questa parola progresso, questo immaginario della crescita senza limiti, no? Che è molto associata a quest'idea di progresso, è problematico, nel senso che questo positivismo ci porta anche a non vedere i nostri limiti. Infatti qua ho messo sostenibilità e vivere dentro dei limiti, no? Ci sono dei limiti ambientali, ma anche sociali, forti, con cui dobbiamo fare i conti. Ho messo cos'è non è sostenibilità, anche il feticismo del denaro, perché in questa logica della crescita infinita e del mito del progresso ci entra tantissimo. Vedo che insomma ci afferriamo questa idea di questo amore verso quest'idea che è alla fine il denaro. E poi ho messo entropia negativa come sostenibilità, e questo è un concetto che faccio fatica io a capire, però
quindi sarà molto difficile spiegare, però che secondo me, un po' mettendoci un po' un aspetto fisico della questione, l'entropia alla fine in ingegneria ho imparato che è l'aumento del caos e il costo energetico di qualsiasi processo, no? E la perdita del potenziale, diciamo, del tesoretto di energia che abbiamo da parte, no? Quindi andare contro questo aumento di entropia è un po', quello che bisognerebbe fare, quindi coltivare più piante, coltivare la vita, coltivare quelle cose che, vanno contro lo spreco di energia sostanzialmente. E per ultimo, visto che siamo in un corso di ecofemminismo, la cura, però con la C maiuscola, voglio dire, quel concetto di cura che c'è tanto nella teoria femminista, cura dell'ambiente, cura della donna, cura della vita e cura degli uni con gli altri, ma anche la cura di noi stessi, soprattutto, no? E quindi niente. Per finire, abbiamo moltissimo da imparare dal femminismo e quindi celebro l'iniziativa di un corso sull'ecofemminismo perché è fondamentale in quest'ottica. E niente, concludo qua questa parabola. Grazie Antonio, è interessantissimo, bellissimo il tuo percorso, fa molto riflettere. Sono orgogliosa di te come sono orgogliosa di Sandra, di Lucas e anche di Giulia. Grazie, sono arrivate tante sollecitazioni, se magari intanto le guardi in chat, io Pinuccia suggeriva giustamente di lasciare le domande alla fine, la discussione, a questo punto non farei neanche da tramite, ma dopo aprirei alla discussione, ma davo la parola a Giulia per permetterle di dire anche lei e la introduco prima. Giulia deve portare pazienza un altro minuto che la introduco. Giulia Gamba è ingegnere, laureata nel marzo 2022, quindi è la più fresca di laurea di tutti e quattro, con votazione 110 e lode in Ingegneria delle Costruzioni Edili nell'Università degli Studi di Bergamo. Dal maggio 2022 è project manager nello studio Enarco di Bologna, con cui collabora attivamente a numerosi progetti di cui ci dirà. Il suo percorso di formazione si caratterizza per l'ammissione alla Academy di Bologna, dall'ottobre 2021 al marzo 2022. Sempre negli anni universitari ha arricchito la sua formazione partecipando nel luglio 2021 a una summer school nella St. Petersburg State University of Architectural and Civil Engineering. È stata coinvolta inoltre nel progetto europeo Life UMOB, di cui io ero project leader, finalizzato a promuovere una mobilità dolce nei percorsi casa-università e prendendo parte attivamente a una serie di Living Lab nell'Università di Bergamo, orientati a promuovere una mobilità sostenibile e sensibilizzare sui temi ambientali. Giulia, a lei la parola. Grazie, grazie. Ringrazio la professoressa, l'Ecoistituto. Mi fa molto piacere rivedere anche se a distanza Pinuccia, il dottor Tortello, che mi avevano aiutato molto con il loro sapere e la loro preparazione durante la tesi magistrale, di cui adesso dirò un paio di Il parole. presidente è ingegnere, dottore ingegnere, ingegnere come noi. Scusi, scusi, non so mai. Quindi... Allora, Non mi come... offendo neanche se si ho. Grazie comunque. Ok, allora, oggi vi porto un tema specifico perché quando la professoressa Ronzoni mi ha chiesto di partecipare, e ovviamente ho risposto con molto entusiasmo a questo incontro di oggi, ho subito pensato cosa faccio io attivamente ogni giorno per essere più sostenibile. Bene, oltre a muovermi a piedi, andare in bicicletta, perché ho la fortuna di vivere a Bologna, che è molto propensa a una mobilità sostenibile. Ho pensato cosa faccio nella maggior parte del mio tempo. Ecco, bene, io lavoro perché mi piace moltissimo lavorare, quindi penso di dover dare un contributo sostenibile proprio a quello che faccio nella vita. Quindi, dato che l'edilizia, il settore dell'edilizia è quello che è una delle più importanti fonti di inquinamento in Italia o comunque nel mondo, ho pensato di parlarvi del consumo di suolo.
Prima di far questo, però, vorrei raccontarvi un pochino di me tramite un attimo la formazione, la mia formazione universitaria che ho sempre seguito con molto entusiasmo con la professoressa Ronzoni, per poi passare a parlare del consumo di suolo, proprio due dati che, vi dico la verità, mi hanno scioccato, che non conoscevo neanch'io dalla ricerca che ho fatto. Per poi passare alla pratica con due progetti, uno che ho seguito per la mia tesi magistrale e l'altro che ho seguito in questo mio primo anno di lavoro a Bologna. Allora, per la formazione vi parlerò di quattro progetti. Il primo, una ricerca sul fiume Brembo, il fiume Brembo che appunto dà anche il nome a un quartiere che si trova vicino all'Università di Bergamo, poi un altro progetto, una ricerca sui disastri naturali antropici che ha riguardato il disastro di Santa Margherita, Rapallo e Portofino del 2018, la tesi triennale su Porto Venere con un studio urbanistico. Come potete vedere, molti nostri studi hanno riguardato la Liguria, qui io e la professoressa siamo molto legate e affezionate. E poi, come introduceva anche la professoressa, la partecipazione al progetto Living Lab, di cui mi scuso, non ho foto e immagini, ma sono in ballo con un trasloco e quindi ho perso diversi dati, ma sicuramente porto dentro di me un ricordo bellissimo di questo progetto, dove si mirava a ridurre l'utilizzo del mezzo, privato, sia per una questione di garantire ovviamente, una qualità migliore dell'aria, benefici per l'ambiente, ma anche proprio nel senso pratico, far capire alle persone che ridurre l'utilizzo del mezzo privato porta alla creazione di spazi che spesso occupiamo come parcheggi, per creare degli ambienti di socialità, quindi anche una qualità sia per la nostra salute, per l'aria che respiriamo, proprio anche una qualità del vivere. Bene, allora il progetto sul fiume Brembo, appunto la professoressa ci ha insegnato questa macchia. Che io amo totalmente, proprio questa macchia di petrolio nell'oceano, così sono anche le nostre città, quindi partono da questa piccola goccia di costruito, come potete vedere dal 1800 fino ad arrivare al 2016. Il Brembo nasce come quartiere agricolo nella periferia bergamasca, fino ad arrivare, come vedete, a una città molto costruita. Quindi appunto lo studio ha riguardato uno studio del verde di questo quartiere, potete vedere in giallo il territorio agricolo e con diverse tonalità di verde il verde pubblico e privato, in rosso invece le piste ciclabili. Ecco, visto che mi è stato chiesto di dare ovviamente la mia opinione anche sui temi della sostenibilità e non solo star qui a raccontarvi un attimino dei progetti. Come potete vedere, secondo me il problema che affligge tanto Bergamo dal punto di vista del ciclabile, e faccio un confronto nella città dove vivo adesso, a Bologna, è proprio il fatto che le piste ciclabili vengono fatti tanti interventi puntuali e non c'è una continuità, quando in realtà bisognerebbe garantire al ciclista una sicurezza appunto nel percorrere queste vie. E proprio da qui nasce anche questo studio di queste sezioni urbane, proprio per andare a studiare anche la sicurezza, perché tante volte non ci sentiamo sicuri a fare qualcosa e quindi non lo facciamo. Quindi non mi sento sicura ad andare in bicicletta perché la strada è troppo stretta, quindi vado in macchina o vado in un altro modo. Un altro studio è una ricerca che poi è evoluta in un progetto sui disastri ambientali, appunto come dicevo, il disastro di Rapallo, Portofino e Santa Margherita. La Liguria è molto bella perché proprio tutta la mobilità si sviluppa principalmente lungo la costa. Quindi quando diciamo il mare è molto cattivo va a distruggere tutta questa mobilità e appunto i danni, come potete vedere anche dalla cifra in termini economici di quanto è stato un danno molto molto forte. Quindi è stato fatto questo studio sulla mobilità. Nella tabella potete vedere tutte le possibilità di mobilità che ci sono tra questi comuni e in rosso quelli che sono andati meno a questo disastro. Quindi se la mobilità tra i vari comuni era del 100, con questo disastro la mobilità ha subito un danno per il 60% in meno di come muoversi tra questi posti meravigliosi, peraltro. La tesi triennale ha riguardato Porto Venere, siamo sempre in Liguria, nel Golfo della Spezia,
E in questo studio siamo andati a studiare la città, quindi andare ad analizzare i punti forti, i punti deboli della città, proprio come ci ha insegnato Lynch, anche poi per studiare questi elementi puntuali che poi possono essere un punto di partenza per andare a eseguire uno studio proprio sulla città. Quindi abbiamo studiato questi scenari dal punto di vista ambientale, dal flusso turistico ed economico per andare a proporre delle migliorie proprio per la città. Ora arrivo a parlare del consumo di suolo. Come vi anticipavo, il consumo di suolo, detto molto volgarmente, è la cementificazione del suolo, quindi quello che noi non abbiamo più terreno vergine, ma andiamo a costruirlo con appunto l'attività antropica. Il suolo però cos'è effettivamente per noi? Perché spesso trascuriamo, diciamo, buttiamo del cemento e non succede niente. Bene, no, perché comunque parte del cambiamento climatico è proprio dovuto a tutte le fonti di inquinamento, tra cui il cemento. Il suolo per noi è cibo, senza il cibo ovviamente non viviamo. È regolazione, ricordiamo tutti l'alluvione della scorsa primavera in Emilia Romagna, dove appunto la Romagna è completamente stata allagata proprio per questi cambiamenti climatici. Bene, come diceva anche Sandra prima, secondo me i cambiamenti climatici possiamo essere tutti più sostenibili, dare tutti il nostro contributo per essere più sostenibili e inquinare meno, però purtroppo ci sono e quindi bisogna anche imparare a conviverci, ormai il tempo di ritorno dei disastri si è ridotto e quindi dobbiamo fare qualcosa per imparare a conviverci, quindi prevenirli o comunque essere pronti quando arrivano, ovviamente anche dare un contributo sostenibile in tutto quello che facciamo. E anche supporto gli incendi che ci sono ormai, di cui sentiamo parlare quotidianamente in tutto il mondo. Ed è anche culturale, appunto, in Liguria penso che ci sia un patrimonio, come anche nel resto d'Italia, per carità, c'è una quantità di patrimonio culturale che ci invidiano da tutto il mondo e purtroppo il mare, la natura si riprende quello che gli abbiamo tolto e quindi va a causare frane, alluvioni e quant'altro e si va a perdere proprio tutto questo patrimonio. Riporto dei dati che secondo me se ne parla poco perché raramente vediamo sulle testate giornalistiche il consumo di suolo, parliamo solo della conseguenza del consumo di suolo, quindi tutti gli aspetti di cui vi ho parlato prima. Il consumo di suolo nel 2023 è stato di 76,8 km quadrati, che probabilmente non ci dice tanto, però se consideriamo che ogni secondo sono stati cementificati, è stato occupato, consumato suolo 2,5 metri quadrati al secondo, secondo me è un dato sconvolgente, almeno a me personalmente mi ha sconvolto come dato, considerando che un quarto dell'intero consumo di suolo è proprio legato alla costruzione degli edifici, quello di cui noi ingegneri edili e architetti ci occupiamo. E soprattutto è sconcertante pensare che gli immobili non utilizzati e degradati in Italia hanno una superficie pari all'estensione di Milano e Napoli. Quindi dico, perché non recuperiamo quello che già c'è, anziché andare a continuare a occupare del suolo che è vergine, naturale, e quindi andiamo a rovinarlo? Da qui nasce proprio la mia sensibilità che ho seguito sia nel percorso universitario che sono riuscita a seguire anche adesso. Nel mio primo anno lavorativo, quello di rigenerare, riqualificare e ristrutturare, sia a livello urbano che insediativo. A livello urbano, con la tesi di Valletta Carbonara, mentre riducendo la scala a livello edilizio, con il centro studi dedicato ad Alvar Aalto, qui in provincia di Bologna. Quindi, anche in questo caso, nel mio studio di tesi magistrale, abbiamo appunto analizzato la città, quindi sempre questa macchia che parte da una piccola goccia fino a poi allargarsi. Questa è l'evoluzione della città di Genova, che appunto si estende lungo tutta la costa e verso l'entroterra. E proprio all'interno del porto antico di Genova abbiamo Valletta Carbonara, che si trova all'interno di questa rete di altri parchi urbani della città, retrostante l'Albergo dei Poveri. Bene, queste sono delle foto di Valletta Carbonara allo stato attuale. Ci tengo comunque a dire che Valletta Carbonara in parte è gestita dai volontari che stanno facendo un lavoro incredibile, autofinanziandosi con un percorso di volontariato. Sono stata a vederlo, sono persone molto entusiaste e molto brave in quello che fanno, però purtroppo i finanziamenti sono quelli che sono e bisogna avere i soldi per fare le cose, quindi parte delle serre si presentano in questo stato dove
È impressionante vedere in queste foto proprio quello che è stato tolto alla natura, la natura se lo riprende, quindi con questa potenza che va a rompere i vetri e appunto il cemento, il costruito per andare a riprendersi questo spazio. Questa è Valletta Carbonara allo stato attuale, quindi questa ballata all'interno di questo contesto con queste case genovesi meravigliose e il progetto che mi abbiamo proposto in questo studio di tesi con la professoressa è proprio stato quello di dare uno spazio appunto alla comunità, non solo dando uno spazio verde, ma anche proprio facendo riemergere il Rio Carbonara, da cui appunto prende il nome la Valletta, perché appunto questo studio di riemersione del Rio è stato anche pensato proprio per tutte le problematiche che tutti conosciamo di Genova, proprio per i tanti fiumi ritombati, quindi anche da questo punto di vista, come dicevo prima, andare a prevenire il disastro, quindi succede un'altra alluvione. In questo studio di tesi abbiamo fatto anche uno studio di idraulica, proprio per dire far funzionare la valletta come una raccolta di acque in modo tale che non vada a danneggiare il costruito, ma l'acqua si accumuli in questo spazio. Qua alcune suggestioni del progetto, quindi recuperare queste serre, perché comunque recuperare anche un pochino, diciamo che inquina, non inquina tanto quanto costruire del nuovo. Però l'importante, secondo me, è comunque poi dare uno spazio che poi sia vivo, perché un progetto può essere bello, ma se fine se stesso ce ne facciamo gran poco. Quindi ritengo anche, abbiamo fatto anche tutto uno studio economico, sociale, per rendere vivo questo spazio, in modo tale che sia uno spazio per dare anche una migliore qualità di vita alla comunità. L'altro progetto invece di cui vi parlo, riduco un pochino la scala, siamo per una ristrutturazione edilizia. E siamo a Riola di Vergato, a pochi chilometri da Bologna, nella provincia bolognese, e appunto c'è questo spazio a Riola di Vergato, al di là del fiume rispetto alla chiesa di Alvaralto. Alvaralto, per chi non lo conoscesse, architetto importantissimo, penso che sia addirittura la chiesa di Riola una delle uniche costruzioni di Alvaralto in Italia. E la chiesa di Riola è stata realizzata con il prefabbricato e appunto c'è questo spazio, questo ex centro Tamburini, questa L che vedete, che era nato come centro espositivo per il prefabbricato. Bene, il comune di Grizzana, che è la proprietà, che però si trova nel comune di Riola di Vergato, ha indetto un bando per recuperare questo spazio perché risulta abbandonato sino ad oggi, quindi chiedono di ridare vita a questo spazio, ristrutturandolo, anche perché si trova in uno stato comunque abbastanza buono. Si tratta di appartamenti, qua vedete alcune foto, e mentre di un centro studi che si vuole appunto dedicare ad Alvaralto. Quindi il progetto riguarda proprio ridare vita a questo spazio, non andare a costruire qualcosa di nuovo, ma a recuperare quello che già c'è. Quindi questo è il progetto che ho seguito appunto con lo studio con cui collaboro, che è Studio Inarco di Bologna. E appunto questo spazio che può dare casa a 10 persone con comunque delle difficoltà economiche e in quest'altra parte invece creare una biblioteca anche qui per dare uno spazio, per dare una migliore qualità di vita alle persone del comune di Riola. E vi lascio qualche suggestione. Ho portato queste immagini sempre nel tema della sostenibilità perché ovviamente sostenibilità lo pensiamo a tutti, inquinare meno, riciclare i materiali, eccetera. Sono tutte cose che abbiamo fatto, però secondo me sostenibilità sta anche a livello estetico. Spesso non ci pensiamo, ma utilizzare materiali naturali, tipici del luogo, utilizzare appunto piante per miglior contestualizzazione col contesto. Vedete, anche qua non abbiamo fatto un edificio rosso, viola, che non si vada anche a integrare. Quindi sostenibile anche dal punto di vista estetico, impattante nei confronti del contesto. Qua appunto alcune viste anche dei materiali che abbiamo utilizzato, quindi l'utilizzo del legno, materiali riciclati. Fortunatamente adesso tutti i bandi pubblici si stanno muovendo in questo senso, che richiedono tutta una serie di requisiti, di criteri ambientali minimi, quindi riciclare i materiali, utilizzo di materiali sostenibili. Noi abbiamo scelto di fare tutto in legno proprio perché erano anche le costruzioni tipiche di Alvaralto. E io qui finisco e sono stata abbastanza breve, però spero di essere stata efficace, aver trasmesso la mia idea e basta, ecco. Ha il microfono spento, professoressa, non la sentiamo.
È ancora spento il microfono? È ancora spento il No, microfono. no, lo so, non riuscivo ad arrivare al microfono, me l'aveva coperto. Grazie, siete stati tutti bravissimi. Ci sono un sacco di domande. Io vi prego a questo punto di guardare la chat e di rispondere. Do magari la parola a chi vuole parlare di chi ci sta ascoltando, alza la mano se vuole interagire. Altrimenti direi di dare la parola a ciascuno dei relatori per rispondere alle domande in chat. Ad alcuni ho visto che già in chat avete risposto, però direi che 2 minuti a ciascuno dei relatori, partendo da Sandra e Lucas, li darei. Farei così, cosa dite? Quindi Sandra e Lucas, le domande che vi sono state poste, tipo c'era la questione di che cosa si aspettano i rifugiati, la relazione con la popolazione tedesca, a queste domande volete aggiungere qualcosa a quello che avete già scritto? Sì, c'è cioè il problema che ovviamente le persone a casa non sanno cosa è stato scritto e cosa è stato risposto, quindi io direi Ah, perché le comunque. persone a casa non vedono la chat, le Eh vede no. solo lui. Allora bisogna che le passi tutte e ci mettiamo una vita. Allora, la seconda l'ho fatta. Ah, c'era il problema dei quartieri car free, autofrai. In Svizzera alcuni quartieri sono senza auto, con collegamenti di mezzi pubblici frequenti. Chiedevano se a Mügenberg è una situazione così o se le auto entrano in tutte le strade. Cioè, ci sono degli ambiti autofrai o invece le macchine entrano? Com'è organizzata questa coabitazione? E più o meno vogliamo creare un quartiere autofrai, senza macchine, ma per questo vogliamo creare un grande parcheggio sugli edifici. Sotto, Sì, esatto. volete sotto agli edifici c'è un parcheggio per i residenti. E Esatto, sì. un'altra domanda invece Federico Valerio voleva sapere, questo bisogna chiedere alla Pinuccia, se i progetti per Roma hanno avuto un seguito realizzativo. Sì, sono io che rispondo. No, Villa Pamphilj del Tevere avevamo iniziato a realizzare qualcosa e abbiamo iniziato con la spiaggia Tiberis, però poi diciamo che sono stati inseriti nel piano del verde, nelle linee guida e poi vabbè, io me ne sono andata, bisogna sempre risollecitare che vengano realizzate. Tra l'altro era bellissimo anche il progetto che avevamo fatto per Ostia. Assolutamente, ma lì qualcosina era stato fatto anche lungomare. Sì, beh, poi sì, è vero, la spiaggia sul Tevere, poi tu avevi iniziato insieme a Vitaliano anche a riqualificare i bagni di La Doria Pamphilj e quindi a Sì, quello è organizzare stato la. proprio fatto con, tra l'altro con anche un guadagno, perché alla fine abbiamo anche recuperato un sacco di soldi, quindi una parte del progetto diciamo che, però ad esempio il giardino della meditazione, che a me piaceva moltissimo, quello è rimasto in sospeso, Che era ecco. nato bellissimo quando abbiamo fatto la visita guidata, avevo detto a Sandra come mi fermerei sotto questi alberi a leggere un bel libro e alla revisione successiva mi ha fatto trovare il giardino della meditazione, che è Ho stato una apprezzatissimo. domanda. Come? Ho una domanda. I progetti della Comune di Roma, i progetti attuali, sono anche sulla website della Comune? Sono anche? Sulla website, nell'internet. No, no, assolutamente. Ok. Assolutamente no, purtroppo no. Li abbiamo stampati noi nel libro, in quel libro appunto sul verde di Roma. Li abbiamo stampati tutti, sia su Non si può fare che il verde di Roma, in modo tale che possano quantomeno essere utilizzati dai dirigenti. Perché una cosa che vedo da voi in Germania è che per certi versi la dirigenza conta più forse della politica nel fare le proposte, perché
E questo è un aspetto molto interessante, perché così almeno c'è la visione, la darà la politica, ma poi sono quelli che lavorano lì che dovrebbero dare continuità, ecco, ai progetti. E purtroppo in Italia invece c'è una discontinuità dovuta alla politica. Un'altra domanda per Sandra, le chiedevi se le piante energetiche sono anche per far fronte alle alluvioni. Sì, questa è l'idea delle colture energetiche, perché vogliamo combinare i sistemi di infiltrazione con le piante energetiche, quindi aiutano di assorbire meglio l'acqua della pioggia. Poi a Luca, se effettivamente parlare di vicini tedeschi significa che i rifugiati non vivono in ghetti, e se pensare a quartieri dove gli stranieri vivono vicino ai locali sia preliminare per migliorare il benessere dei cittadini. Sì, le interviste ai rifugiati lo hanno dimostrato chiaramente che rifugiati vivono nel quartiere con vicini tedeschi, ma anche in Germania i rifugiati spesso vivono separati perché solo in questo quartiere che con alloggi a prezzi accessibili, ma questo è un come si dice, Ziel? Un Obiettivo. obiettivo della pianificazione che rifugiati e tedeschi possono vivere nel un quartiere insieme. E poi lei diceva anche che è importante come i rifugiati ambiscono a vivere a fianco di persone della loro stessa formazione culturale. Esatto, yeah, esatto. Poi per Antonio chiede Pinuccia se ritiene sempre valido lo strumento del Tribunale internazionale dell'ambiente per la risoluzione dei conflitti ambientali. Io le ho risposto in Sì, ma era per chat. il pubblico, perché non vedono la Ah, chat e giusto. non vedono anche la tua risposta. Ho risposto, bellissima domanda e sono convinto che sia un'iniziativa necessaria e utilissima, no? Quella di un tribunale, però lo vedo più utile diciamo, per i casi di delitto ambientale, no? Perché c'è tanta teoria cui io mi appoggio, comunque, che condivido, comunque, che è interessante, che è uno spunto di riflessione che vede i conflitti ambientali come qualcosa di necessario, virtuoso e utile per il raggiungimento di quella che noi chiamiamo sostenibilità, nel senso che contribuiscono a mettere in discussione tante delle scelte che trasformano l'ambiente, no? Per esempio, il dissenso di cui si parlava prima relativi ai progetti di Sandra si vede da questa prospettiva come utile, cioè qualcosa necessario, il conflitto, per arrivare a un consenso alla fine, no? Però senza che ci sia qualcuno che lo fermi, cioè come qualcosa di problematico positivamente, no? Non so se mi spiego. Cioè come qualcosa di positivo. E l'altra domanda era, anzi, l'altro commento era di Marco, che Sì, antropocentrismo non è non sostenibilità. è esatto. Mi trovi completamente d'accordo, dovevo metterlo nella mia lista delle cose che non erano sostenibili, perché, e lo vedo un po' paradossale, perché alla fine la teoria dell'antropocene è antropocentrista, nel senso il fatto che si sia teorizzato la nostra epoca come un antropocene. Cioè un'epoca in cui noi trasformiamo la Terra, addirittura la geologia della Terra, e siamo noi i primi
primi a farlo, è antropocentrica anche quella, no? Quindi ti ripasso la palla su questa questione, perché la vedo problematica nel senso che non è vero, cioè non siamo gli unici esseri su questa terra che cambiano le cose e siamo comunque parte di un cambio, di un ecosistema anche noi, no? Non ti si sente. Microfono Marco, Marco il microfono. Grazie. Dicevo, gli animali non possono parlare purtroppo, ma possono solo estinguersi. Esatto. È un messaggio forte. A proposito, Marco Lovardi aveva anche messo alcuni siti web in chat, alcuni riferimenti. Era solo perché le slide non erano cliccabili. Grazie Marco, grazie mille. E poi per Giulia chiede Pinuccia se il PNRR prevede qualcosa per Valletta Carbonara, se sa che il PNRR preveda qualcosa. E Federico Valerio aggiunge che nel 2023 è partito il restyling di Valletta Carbonara e pare che il suo progetto, Giulia, sia stato in gran parte rispettato. L'altro è partito con i finanziamenti del PNRR. Ho trovato adesso era una notizia che sapevo, sono andato a cercare la cosa. Da quello che si vede, pare che lo spirito del loro progetto sia stato rispettato, il che mi fa molto piacere, ovviamente. Anche a me tantissimo, mi fa molto piacere. E, esatto, sì, anche noi comunque nella tesi avevamo parlato comunque che erano a disposizione dei fondi PNRR, però comunque anche lo studio che abbiamo fatto era anche una cosa per autosostenersi poi in un futuro, perché ovviamente i fondi PNRR, una volta che l'intervento è fatto, sono finiti. Quindi proponevamo proprio dare uno spazio che fosse di ristorante, cioè, c'è un esempio alle sere dei Giardini Margherita che abbiamo utilizzato come di riferimento qua a Bologna, dove c'è proprio un ristorante che pagando all'interno sempre di serre. Dove ristorante bar, dove pagando ovviamente anche una quota di locazione, di affitto al comune, permette poi di utilizzare questi soldi per andare a mantenere le serre, il verde, perché ovviamente il verde va mantenuto, quindi c'è un costo. Quindi avevamo studiato anche questo, però sì, sapevo anch'io che c'erano dei fondi PNRR, non so dire quanto ammontano, ecco, so che erano tanti soldi, però non so dire quanto, e mi fa davvero molto piacere che siano partiti i lavori, quindi sicuramente allora prossima estate verrò a vedere con molto piacere. Sono 12 milioni di euro. 12 milioni, ecco. Quindi sicuramente si potrà fare un bel lavoro. 12 milioni compreso anche, so che vogliono fare qualche intervento anche sull'albergo dei poveri, giusto? Anche sulla struttura. Adesso non l'ho vista. Comunque, Comunque. merita di essere seguito. È una bella. Però vorrei aggiungere che proprio uno degli obiettivi del PNRR è quello di garantire, di finanziare, anche se poi è stato disatteso, dei progetti che si autosostengono, cioè dei progetti non finalizzati a se stessi, ma realizzare degli interventi in qualunque campo che portino poi a una maggiore autonomia economica del paese, insomma, progetti che si autosostengono. Bene, ci sono altre domande o ci abbiamo fatto tardi, quindi Io credo avevo che sia. l'ultima che era un Sì. po' disperante, nel senso, perché la transizione energetica funzioni, bisogna in pochissimo tempo ristrutturare le abitazioni già costruite, che sono tante. Questo perché abbiamo poco tempo, se no esauriamo il carbon budget che c'è a disposizione. Come pianificatori urbani, questo non lo trovate disperante? Come reagite personalmente? Beh, io credo che tra le varie attività, scusate, ho preso la parola senza No, no, permesso. prego. Tra le attività, tra le mille cose che stiamo facendo, ce ne sono tantissime che si potrebbero tagliare prima di questa, voglio dire, no? E c'ho sempre in mente l'esempio delle bambole Barbie di plastica, perché le produciamo. Cioè, alla fine abbiamo bisogno di una casa da mangiare, delle relazioni sociali e poco altro, no? Nel senso, quindi tante cose, cioè, taglierei altro.
Personalmente, reagisco così. Sì, anch'io devo dire che il problema è molto complesso e non lo si può liquidare semplicemente, perché in realtà ci sono tante tematiche legate a questo aspetto. Potremmo fare un altro incontro in proposito, perché è vero, ad esempio, i pannelli, però i pannelli poi inquinano. Quando dovremo andarli a smaltire, voglio vedere cosa succede. Cioè è un po' un qualcosa di, è troppo complesso questo tema. Non lo affronti semplicemente dicendo efficientiamo le case. Bisognerebbe anche vedere, le case sono degli organismi, secondo me, quindi bisogna studiarle casa per casa, nel senso di tipologie, delle diverse tipologie di casa, e trovare la soluzione giusta per un corretto efficientamento. Intervengono tanti aspetti, secondo me, che non è liquidabile con una risposta secca. Non so gli altri come la pensano. Porto solo un esempio, scusate se prendo la parola. In Yucatan, le popolazioni locali Maya costruiscono e poi periodicamente le loro casette. Beh, non hanno più spazio di noi, non vivono in città, però con materiali locali perché poi ci sono i tornado che le buttano giù ogni 3x2, no? Nel senso, è un'ispirazione per come ci possiamo adattare a quello che abbiamo nel territorio senza andare a prenderlo altrove, no? E sai, mi fai venire in mente che il mio compagno d'università che viveva a Zante, greco, mi ricordo che mi raccontava che a Zante le case erano tutte basse, perché quando c'era un terremoto generalmente crollava tutto e dopo la ricostruivano. Questo era il loro modo di affrontare. Avete qualche altra domanda o qualche altro intervento da fare? Vedo in chat, vado a vedere la chat. Se c'è qualcosa. Ah, bene, la speranza. Dunque, Pinuccia dice: perché la transizione energetica funzioni, bisogna in pochissimo tempo ristrutturare le abitazioni già costruite, che sono tantissime. No, scusa, era la mia. Ah, no, questa. Concordo con Pinuccia. Pinuccia, grazie. L'applauso bisogna farlo a questi ragazzi che sono cresciuti in modo così. Io sono orgogliosa davvero di loro. Sono cresciuti in modo consapevole, hanno saputo mettere a frutto tante cose loro, impegnandosi, studiando e lavorando tanto. Quindi sono tutti bravissimi, tutti e quattro. Vi voglio bene, siete bravi. Il mio pensiero era proprio la speranza da parte loro, insomma, è stato un bellissimo incontro. Mi hanno dato fiducia, mettiamola così. Sono stati dei bei interventi che mi hanno fatto molto piacere. Complimenti anche agli insegnanti, altri ragazzi. Peccato che non siano a Genova. Eh beh, però potremmo tirarli dentro all'ecoistituto. Anche per me veramente siete stati bravissimi e rappresentate davvero un riferimento fondamentale. Quindi non è vero che, insomma, diciamo le generazioni attuali e l'ultima generazione in realtà sono generazioni brave, molto brave. Complimenti, molto bravi e siamo fiduciosi proprio a questo punto. L'Equistituto è sempre aperto, a nuove iscrizioni naturalmente, e anche il Comitato Scientifico. È vero, abbiamo bisogno di giovani. Va bene, allora cosa facciamo? Ci salutiamo qui? Grazie a tutti, ciao. Grazie a voi, grazie ai Grazie, relatori, grazie. grazie a Grazie, tutti. grazie anche da Anna. noi. Sì. Grazie. Comunque ci sentiamo, Carissimo con voi saluto a ragazzi ci tutti. sentiamo. Un caro saluto e un abbraccio a tutti, poi davvero confidiamo che partecipiate, insomma, anche per la vostra competenza, ci sarete molto utili. Pinuccia è Magari la referente del comitato scientifico, quindi. sarebbe bello risentirle fra un anno o due per vedere come sono andate le cose, visto che le idee sono tante.
bello, oltretutto. Lo pensavo anch'io, dai. Cerchiamo di rivederci fra un anno e ci raccontano cosa è successo di altro in questo anno che è trascorso. Grazie mille, Grazie. arrivederci. Ciao. A voi, arrivederci a Grazie. tutti. Grazie. Una buona serata.